Allora ci troviamo oggi qui nella sala della provincia perché abbiamo questa bellissima manifestazione legata al progetto HydroLife. Vengono premiati i bambini delle scuole del VCO che hanno partecipato al concorso C'è vita nel fiume. C'è vita nel fiume è un concorso che mette in gioco, diciamo, le competenze e la sensibilità dei bambini verso il tema della biodiversità acquatica. Tutto legato al progetto HydroLife, che è quel progetto finanziato dall'Unione Europea. Finalizzato alla conservazione della biodiversità acquatica, in particolare di alcune specie ittiche che sono a rischio di estinzione, e vede la partecipazione come capofila del CNR, Istituto di Ricerca sulle Acque, del Parco Val Grande di Graia SRL e della provincia del VCO come partner. L'incontro con i giovani in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Accanto alla consegna a tutti i partecipanti di attestati e gadget, l'esposizione dei lavori realizzati nell'ambito di C'è una vita nel fiume. Scopriamo così lo scivolo per la risalita delle trote lungo il fiume San Bernardino ed altri ambienti lacustri, ricreati in carta, cartone ed altri materiali uniti alla fantasia dei ragazzi, oltre 120 dai 3 ai 13 anni che hanno partecipato all'iniziativa volta a farli riflettere sul tema della biodiversità degli ecosistemi fluviali.